Buongiorno. Buongiorno. Tu sei? Mirto Salvatore, mi chiamo. Nato? Nel 1936. Attualmente sei un pensionato? Sì, sì, sì. Che lavoro hai fatto nella vita? Nella forestale, contrastare con le mucche, con le pecore. Primo lavoro che hai fatto tu? Me ne andavo a zappare per raccogliere qualche poco di frumento, seminare. E con cui travagliasti tu? Appunto mio, avevo un pezzettino di terra, lo zappava, seminava e raccoglieva un po' di frumento per fare il pane, per mangiare assieme in famiglia. E i tempi erano quelli e ne adattavamo a questo. Tu avevi altre fratelle, no? No, sorelle, quattro sorelle avevo io. Maschio, mi sentiva l'onestà di lavorare per mie sorelle. E tuo papà era? Mio papà era un pochettino come grande, era sofferente. Qua era Angelo Mirto? Sì, Mirto Angelo. Un personaggio che prendeva parte ai lavoratori, delle cose giuste. Cioè, in che senso? Tu ti ricordi qualcosa che ha fatto? Voleva che quei tempi che erano, voleva che l'operaio veniva rispettato di darci l'orario di lavoro, e la paga giusta per come diceva il governo che avviavamo. Che ti ricordi qualche protesta che fece tuo padre per queste cose, oppure che saccio io municipio a qualcosa per difendere qualche lavoratore, oppure no? No, la difendeva perché si rendeva conto che era una cosa giusta. Il prefetto comunicava a caserma, poi a caserma c'era cavalleria e carabinieri. Mio padre, essendo delle gente di queste cose, seguiva assieme con i carabinieri, girava tutti i feudi dove non trovava persone collocate che erano in regola, ci faceva nel verbale. Questo Mirto Angelo voleva. E poi un'altra rispetto verso all'operaio. Poi un'altra cosa, mi pare che tuo padre si intendeva pure se davi a chiovere o non davi a chiovere, mi pare che un po' di cose. Sì, come viene essere chiamato? Un meteorologo. Un meteorologo che conosceva i movimenti della temperatura. Cioè. Sì, sapeva tutto se doveva chiovere o non davi a chiovere, no? Le persone studiate già lo capivano che era. Studi non aveva, però aveva una intelligenza di natura, che aveva una conoscenza di tutto, aveva una intelligenza. Poi un'altra cosa, tu come scuola, che titolo di studio, scuola elementare? Io da piccolo non ci sono andato perché avevo di bisogno per andare a cercare di guadagnare un pezzo di pane e portarlo a casa. Non ci vivi più alla scuola, da piccolo. E poi mi sono insegnato qualche cosa di leggere e scrivere a scuola serale. E qual era tuo maestro a scuola serale? La mia maestra prima era Dora Mele, poi la signorina Morales. Sì. Sì, e altri compagni di scuola tua qual erano a serale? Questo ci penso. Va bene, va bene. Ultimamente ho seguito pure a scuola serale con la maestra Orlando che si è sposata. Sì, sì, con Bonanno. Con il signor Bonanno. Poi sono andato sotto le armi pure obbligatamente dovevo venire alla scuola serale. Certo. Finalmente che ho conquistato la quarta elementare. E a quinta elementare non l'hai presa? No, a quarta elementare. E va bene. Poi hai fatto pure pecoraro, no? Pecoraro. E dove? Runner? Ma un padrone che ci dicevano Morales. Che a Mezzogiusto, territorio Mezzogiusto. A Mezzogiusto, un padrone che ci dicevano Giovanni Gebbia, che era un tifoso di avere allevamenti di mucche, mucche buone, da latte, da carne, di tutto. E che fa? Scuraivo campagna? Quando... Nel feudo scuraimo nel feudo. Venimo ogni 40 giorni, un giorno in paese. E o pane, queste cose che vuoi portare lì dopo? Ne davo a mangiare pure. Il pane si faceva lì nella masseria e ne davo a mangiare questo Giovanni Gebbia. E quante, che aveva vacche, pecore, che tipo di armala via? Vacche e pecore. Una masseria di vacche, 100 vacche aveva e qualche 1500 pecore. E che era meglio, come rendita era meglio, pecora o vacca?
Tutti e due animali renditizi erano. E come e pabarare c'era meglio a pecora vacca, cioè pecorare qual era meglio, a pecora vacca? Lo stesso lavoro si sviluppava, come per le mucche, come per le pecore, lo stesso lavoro. E a giornata com'era? La mattina a che ora avevi su sivo? Notte e giorno sempre svegli per badare per gli animali. Cioè a mattina presto, diciamo... Presto, alle 4 già eravamo in movimento per mungere, fare la ricotta e formaggio. A mattina faceva la ricotta? A mattina. E al latte la sera, quando a mattina mungivo? Poi nei mesi stagionali il frutto si faceva mattina e sera. Perché non c'era un'attrezzatura il latte dove poterlo custodire? Ho capito. Che stava fresco. Sì, se no poi cos'è un'aeria, va, andava sì, in avanti. Sì, sì, sì. E un'altra cosa, ecco, cioè dormivo in campagna. In campagna, dietro? Dormivo in campagna, no? E come dormivo? Cioè a terra, chissà, ciuletto, ripaglia? Nell'inverno dormivo assieme nelle stalle con le mucche, dietro che c'erano, diciamo così, gli itteni, dormivamo dietro le mucche. Come ci mettevo un materasso di paglio oppure paglio in terra? No, un po' di fresca sotto e dormivamo. E poi un'altra domanda un po' indiscreta, cioè invece per lavare queste cose, come facevo? Ah, l'acqua l'avevamo, ne lavavamo, grosso modo non bagno tutto, ma grosso esatto. Modo ne lavavamo. La faccia, le braccia, sempre pulite. E per mangiare che mangiavi generalmente? Che tipo di mangiare virai a mangiare? La pasta, la sera. E a mezzogiorno con pane e cacio oppure qualche pane e cacio, pane di estate, qualche frutta, se c'era, e adattavamo così. E il vino pure lo dava, buraia? Sì, sì, ogni mese dava 2 litri di vino. Ah, ogni mese? E ogni giorno, cioè, ogni giorno quanto un bicchiere di vino potevo bere? Un bicchiere se ne sciupava. E poi chi quando non beveva, chi non lo beveva niente, si accomodava con l'acqua. E quando ne scero poi sti boatte di carne, si mentale, queste cose, verai oppure no? Ogni tanto poi ne davano qualche boattina di simentale. Così, ma meglio parte adattavamo a mangiare pane e cacio. E al massimo una paga giorno quanto poteva essere di tempo? Io tiravo 40.000 lire all'anno. Ah, all'anno? All'anno. E che anno erano su per giù? Quale anno erano? Ricordo, voglio tempo per precisarlo. Ad appare conto che io avevo 13 anni. E quando registi che nasciste tu? 1936, aveva 13 anni quando ero in Subito dopo guerra, subito dopo guerra. Dopo guerra? Sì. E poi quando venivo al paese venivo a Pero oppure qui mule? A cavallo le mule. Mule ridu oppure forse? I muli erano del padrone. E ogni quando ci venivo al paese? Una volta al mese, una volta ogni 40 giorni, ogni 15 giorni, come capitava. Quindi a mattina vi seguivo presto, io a mungere vacche, facevo presto, frutto. Per darci a mangiare agli animali, per mungere, fare la ricotta, il formaggio. Mi alzavamo presto, 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 con il buio. E quanto latte mungivo su per giù? Generalmente no, ma in linea di massima. Potevano fare 200 litri di latte. 100 litri, secondo quanti animali erano lattanti. E facevo un latte di pecora per fatte sole o latte di vacca per fatte oppure l'ha mescato? No, tutto il mischiato veniva il latte. E crape ne tenevo pure? Pure, il latte... E per che cosa teneva crape a mezzo tutte le vacche e pecore? Per comodità, che il latte da capra era più utilizzante a metterlo nella lacciata per venire a una ricotta più bella, più fina, più... E poi, e poi una cosa, a che ora mangiavo poi? A mezzogiorno, all'una e due, a che ora mangiavo? Un pane lo mettevo in un sacchetto di mattina. Ah, presso le pecore? Sì, quando aveva fame, all'undici, mezzogiorno, uno mangiava così, appresso gli animali. E a sera a che ora rientravo? Da manera, da manera, da casa, da passeggiato. Sì. Prima di essere buio,
come pure più presto, ma sempre col buio. E mangiavo qua cannella, al lume di cannella, no? Sì, sì, con la candela si usava tanto, né che c'era né luce, né lume, una candela a olio. E verrai a pasta sera? Sì, il padrone ne passava a pasta. E generalmente che tipo di pasta allora, così? Sempre qua verdura oppure con sugo? Spaghetti e verdura. E con sugo lo faceva mai? Certe volte con la ricotta, che era in abbondanza, la ricotta, e carne a mangiare. Carne veniva a mangiare, mai che pecora ammazzata all'arrostivo? Ogni tanto. Le feste? Ogni tanto per le feste uccidimo un agnello e non mangiavamo. E allora? A sera mangiava a pasta, pasta con sugo veneraia? Parte con la ricotta, parte con la verdura. E ci arrangiavamo così a mangiare a quei tempi. E verso che ora vivo a curcare? Beh, come capitava, verso le 9, verso le 10. Ma e durante tutto questo tempo quando scurava stavo con la cannella addomata? La candela, sì, sì. E poi non c'era luce, non c'era niente, con la candela accesa. E poi un'altra cosa, vi capitava mai ricurcarvi per dire campagna, non da masseria, ma i vacchi restavano un po' lontano, mezzo terreno, così oppure no? Sì, sì, io pure, stavo vicino alle mucche a guardarle pure di notte. E quando giovia come facevo a presso i vacchi? Che li aveva una specie di occupaggio, si chiamava girata. E ci stava pure a notte appresso perché con la paura se ne andavano a fare del male nei granai. Oh, capito. Ah, sì. E ci andava pure appresso di notte alle mucche. E portavo stivala, cosa che portavo no, quando faceva freddo? E che cosa? Scarpone con i gambale di... Ripetere con la braca, a braca, vestiti di pelle di pecora. E quando si sfondava invece che facevo? Cioè se avevo a passare, certo di capitare, se avevo a passare un fiume con i vacchi, come facevo? Su quei scarpone o... Quei scarpone poteva saltellare di una pietra a un'altra pietra e attraversare il torrente, il piccolo fiume. Poi una cosa, e ora raccontaci un po' quando invece io a mettere, a zappare, queste cose. Quando io a mettere, cioè, io un tefero oppure un cave, come facevamo? Quando, io mi ricordo la sirigia, quindi mi adduvavo un giorno, cioè mi ha preso un giorno per la... Mi adduvavo, come facevo per fare adduvare o altri, dei proprietari terrieri? Canestino in piazza del paese. C'era la persona che aveva di bisogno aiuto a mietere il grano e ne prendeva per 4-5 giorni e andavamo a mietere e guadagnavamo di quella piazza che c'era, significa i soldi, ma c'erano poi sempre 1000 lire al giorno, 2000 lire e si sosteneva la famiglia. E c'era chi magari chi tu l'agnuso con la tua mai nudo? No, pure se lo portavano, faceva più poco, ma poverino aveva diritto a campare pure, in mezzo a 3-4 operai campava pure, se non aveva tanta forza, il padrone d'accordo, campava pure per guadagnare. Gli dava un po' di meno, no? Sì. E poi una cosa, quando io ammetero a mettere per il estivo, a che ora partivo mattina? Da presto, già alle 6 in servizio, al lavoro. E quelli che partivano dal paese non c'aveva mula, c'è a pere oppure? A pere. A pere, si portava sulla fauce? A farci. E poi l'armamento, cioè l'equipaggiamento per mietere, l'armamento in Siciliano si dice, cioè avevi il cannello, il pettorale. I cannelli per salvaguardia quando non si rovinava le dita, i cannelli sono... Le canne, che delle canne? Le canne. Fatte di canna. Sì. A poi, mezzogiorno, come l'aria faceva troppo caldo, ci riposavamo un po' sotto un albero. Oppure c'era chi costruiva così la loggia, no? Una loggia tenda si rangiava dove si lavorava. Qua fresca o qua paglia mi san capo. E questa era la vita di noi campagnoli. E allora? A sera mangiava a pasta, pasta con sugo veneraia? Parte con la ricotta, parte con la verdura,
E ci arrangiamo così a mangiare a quei tempi. E verso che ora vivo a Corcare? Beh, come capitava, verso le 9, verso le 10. Ma e durante tutto questo tempo quando scurava stavo con la cannella domata? La candela, sì, sì, perché e poi una... non c'era luce, non c'era niente, con la candela accesa. E poi un'altra cosa, vi capitava mai ricorcarvi per dire campagna, non da masseria, ma i vacchi restavano un po' lontano, mezzo terreno, così oppure no? Sì, sì, io pure, stavo vicino alle mucche a guardarle pure di notte. E quando giovia come facevo a presso i vacchi? Che aveva una specie di occupaggio, si chiamava girata. E ci stava pure a notte appresso perché con la paura se ne andavano a fare del male nei granai. Oh, capito. Ah, sì. E ci andava pure appresso di notte alle mucche. E portavo stivala, cosa che portavo no, quando faceva freddo? E che cosa? Scarpone con i gambale di... Ripetere con la braca, a braca, vestiti di pelle di pecora e quando si sfondava invece che facevo? Cioè se avevo a passare certo di capitare se avevo a passare un fiume con i vacchi come facevo? Su quei scarpone quei scarpone poteva sartellare di una pietra a un'altra pietra e attraversava il torrente il piccolo fiume. Poi una cosa, e ora raccontaci un po' quando invece io a mettere, a zappare, queste cose. Quando io a mettere, cioè, io un tefero oppure un cave, come facevamo? Quando, io mi ricordo la sirigia, quindi mi adduvavo un giorno, cioè mi ha preso un giorno per la... Mi adduvavo, come facevo per fare adduvare o altri, dei proprietari terrieri? Nessuno, in piazza del paese. C'era la persona che aveva di bisogno aiuto a mietere il grano e ne prendeva per 4-5 giorni e andavamo a mietere e guadagnavamo di quella piazza che c'era, significa i soldi, ma c'erano poi sempre 1000 lire al giorno, 2000 lire e si sosteneva la famiglia. E c'era chi tu magari, chi tu l'agnuso con la duai mai nudo? No, pure se lo portavano, faceva più poco, ma... Poverino aveva diritto a campare pure, in mezzo a 3-4 operai campava pure se non aveva tanta forza, il padrone d'accordo campava pure per guadagnare. Gli dava un po' di meno, no? Sì. E poi una cosa, quando io ammetero a mettere per il estivo, a che ora partivo mattina? Da presto, già alle 6 in servizio, al lavoro. E quei che partivano paese non c'aveva mula, c'è a pere oppure? A pere. A pere, si portava sulla fauce. A farci. E poi l'armamento, cioè l'equipaggiamento per mietere, l'armamento in siciliano si dice, cioè avevi il cannello, il pettorale. I cannelli per salvaguardia quando non si rovinava le dita, i cannelli sono... I canne, che delle canne? Le canne. Di canna. Sì. A poi, mezzogiorno, come l'aria faceva troppo caldo, ci riposavamo un po' sotto un albero. Oppure c'era chi costruiva così la loggia, no? Una loggia tenda si rangiava dove si lavorava. Qua fresca o qua paglia mi san capo. E questa era la vita di noi campagnoli. E un'altra cosa. A fauce va portato vato oppure c'era qualcuno che diceva no a fauce la voglio io vado? No, no, a fauce l'aveva di proprietario e lavoratore. E c'era proprietà poi... sua. E poi c'era per dire la fauce numero 5, numero 3, numero 4. Forse numero 5, numero 8. E tu generalmente che numero era fauce? Ma io sempre usavo una farce numero 7. E s'ammolai a fauce oppure? No. E quando non tagliava più si posava in un punto esatto. Quando non la vedeva nessuno. E a mezzogiorno che verrai a mangiare o proprietario o padrone? Dove mettevamo il grano, sì. Ormaggio, ova duri, qualche... un'insalatina di patate, pomodoro. E o vino vorrai? Un bicchiere di vino a persona e così
era la vita di noi campagnoli. E quando si addovare un cristiano, il patto era che ci regia mangiare e vivere tu porto rugno io oppure regia? No, ce n'erano padrona che ci davano a mangiare, a bere, tutto, e la giornata e a paga di quella piazza che c'era a quei tempi. E a paga era di più o di meno se c'era a mangiare e a vivere? Lo stesso. E poi a sera invece a che ora finivo rimettere? Verso... Aveva accudato sole, no? Sì, la tramontata del sole. E quando invece era lontano scuravo da campagna? Si dormiva sul posto di lavoro. Sul posto di lavoro. E come un matarazzo invece che vi mettevo sotto? Niente, per terra, un po' di fresca ammucchiata e si dormiva lì. E se verrai a mangiare, quando verrai a mangiare, si verrà a mangiare pasta oppure no? C'era chi dava la pasta, c'era chi dava companaggio come a mezzogiorno, pane fresco, formaggio, qualche poco di salame, la frutta, pomodoro, una bella insalata. Frutta sempre che c'era, avevo l'estate. Frutta di stagione, racina, uva, pira nell'estate. E poi un'altra cosa, invece quando ivo a zappare in Tommerno, sempre lo solito, usciva a chiazza, che dove vai? Sì, sempre la stessa usanza. Cambiamo l'orario di travaglio. Nel mese di marzo, per esempio, andavamo a levare l'erba nei granai, quando era verde. Sì, sì, a zappoleare, va, sì, a zappoleare. E io lo stesso li trattavo. E c'erano chi magari qualcuno che zappoleava e confondiva l'erba per frumento, c'era qualcuno ogni tanto? Ma qualcuno era spratico e non la conosceva tanto la pianta del frumento, ma uno ogni tanto poteva essere questo, ma tutti pratici erano di scegliere l'erba selvatica e lasciare la pianta del frumento. Però l'orario del travaglio cambiava, perché poi per l'estivo, per l'invernale, se l'entrai a sera, quando super gioco dai io solo, che era verso 4:30-5. No, alle 5 se l'entrai. E dormivo pure campagna oppure... Ma c'era chi dormiva, ma... quello che aveva casetta, quando aveva casetta se ne andava al paese. O a per o con la mula? O a piedi, con lo mulo, con l'asino. E a paga era chiossa quando si zappava o quando si metteva? Ma quando si zappettava i granai era di meno. Perché era più leggerino? Sì, com'era. Invece appena che faceva caldo ci davano in più all'operaio perché veniva una vita più sacrificata, si sudava, si lavorava a caldo e davano qualche cosa in più. Stato sempre, io mi ricordo ultimamente a lavorare con ingegnere Princiotta. Sì. Lavorare sempre te in sì. Gestione oppure era aggiornato. Ed era sempre, mi pare, molto affezionato ingegnere Princiotta. Sì, perché lui mi rispettava a me questo che si chiamava ingegnere Princiotta. Ciro Princiotta, rispettava e io ci lavorava per bene e tutto. E super giù quanto tempo ci travagliaste con ingegnere Princiotta? Parte una settimana, parte due giorni, parte tre giorni, qualche 35 anni. E ti trattava bene? Sì, era una persona per bene, l'ingegnere Princiotta era una persona che voleva bene a tutti. Quella piazza che c'era ci dava dei soldi. Ora invece sei pensionato, sei ormai, diciamo, quanti anni hai ora? 79 anni. Quindi ormai ti deve godere la pensione e fai bene. Faccio qualche cosa che posso fare a punto mio, va. E se ti capita l'occasione per dire, pure che uno ti dice, Toto fammi questo favore, ma bene razzappare questo cosa, ci vai oppure ci senti io per ora? Se è un lavoro che posso affrontare lo favorisco, mezzogiornato, il giorno così, se non lo posso affrontare che è pesante non ci vado. Giusto. Perché c'è una età.
E invece quando riguarda se aveva a fare un lavoro più particolare come innestare, insitare, queste cose le hai fatte mai oppure no? No, queste cose non erano mestiere mio. Perché là ci voleva, appunto, a Menzusso sono pochi che sanno fare insitatura, putare. Se non sono tutti. E allora, dottor, oggi 19 agosto 2015, Totò Mirto, grazie di avermi concesso questa intervista. Un saluto vuoi dare alle persone che conosci, magari questo film, questo video verrà messo sicuramente su YouTube. Se qualcuno ti vede fuori, un saluto lo vuoi dare? La persona lo saluta. E mando un saluto a tutti gli amici. A tutti, perché io non posso dire male di nessuno. Mi salutano tutte e io saluto a tutti. Grazie Totò. Poveri e ricchi. Bravo Totò. Saluto a tutti perché è il mio naturale di essere corretto, educato e corretto. E un caro saluto a tutti i menzusari nel mondo. A tutti i menzusari e a tutto il mondo. Ciao Totò. Arrivederci e buona salute per tutto il mondo.